primo appuntamento della stagione per la scuola allo stadio, il progetto socio-educativo promosso e organizzato dalla società, rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma aperto anche alle classi del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, è giunto quest'anno alla sua 20ª edizione. Si tratta di un appuntamento sempre molto partecipato dalle scuole, la cui valenza formativa è da anni riconosciuta dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno. Ospite d'eccezione del nono appuntamento è stato l'esterno Matteo Ruggeri. Un'emozione per gli studenti incontrare Matteo. L'emozione, va detto, è stata, per motivi diversi, reciproca. Sì, è molto bello perché comunque, diciamo, ci rivediamo e mi rivedo un po' in me quando ero ragazzino. E sicuramente fa piacere perché ci sono passato anch'io, diciamo, in quell'età, e mi ricordo quando ero bambino, diciamo ragazzo, che erano i primi anni che ero all'Atalanta, e per me era diciamo un sogno iniziare ad allenarmi e giocare per questa squadra. Matteo Ruggeri è il classico prodotto del settore giovanile nerazzurro, e per lui, bergamasco di Zogno, la motivazione è sempre stata doppia. Sì, io ho sempre sognato, diciamo, di arrivare in prima squadra per tanti motivi. Vabbè, il principale è perché sono bergamasco e soprattutto anche per la soddisfazione dei miei genitori, che mi sono sempre stati vicini, era per me una motivazione in più. Diciamo che non è che non avrei mai pensato di riuscirci, però era sicuramente, lo ritenevo difficile come cosa, però attraverso il lavoro e la dedizione poi tutto arriva col tempo. Il sogno era quello di diventare un calciatore professionista. Oggi di sogni Matteo ne ha altri? Ma sicuramente il mio sogno più grande è quello di arrivare sempre più in alto, sperando, come ho già detto, con la squadra della mia città, ovvero Atalanta. Ma il sogno ancora più grande è quello di migliorarmi sempre, soprattutto magari nelle cose in cui sono un po' più carente. A questo nono e ultimo appuntamento stagionale erano presenti 284 alunni provenienti dalle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Ardesio, Filago, Ghiaie, Gromo e Gromo San Marino, Valbondione e Valgoglio, e dalla scuola secondaria di primo grado di Verdellino, in questo caso le classi erano le prime. Dopo il tour didattico del Gavi Stadium guidati dagli istruttori nerazzurri, le classi hanno poi avuto l'occasione di incontrare e rivolgere domande e curiosità allo special guest Matteo Ruggeri.